Quando pensavi che la Riot potesse soltanto andare in discesa e invece prende e comincia a fare qualche scelta giusta? Salve a tutti quanti, io sono Terenas e benvenuti a questo nuovo video di League of Legends. È un video che voglio parlare non di League of Legends e basta, ma della community di sport, cioè della comunità competitiva dietro a questo mondo. Come avete visto e parlato e sentito parlare sicuramente nella vostra vita, ci sono gli LCS. Esiste questo campionato proprio dedicato ai giocatori competitivi di League of Legends, all'interno della quale giocano una varietà di team al suo interno e possono competere per andare poi ai mondiali di questo gioco, come fosse un gioco normale, come fosse uno sport normale. La cosa è che fino ad ora, l'ambiente che ha creato la Riot è molto restrittivo. Come team, tu puoi partecipare o agli LCS oppure non partecipare. Non esistono competizioni esterne a quelle già scelte da parte della Riot, che sono gli LCS, l'MSI, che è Mid Season Invitational, poi ci sono eventi casuali molto rari e infine i mondiali stessi, che devi qualificarti per poterci arrivare. Ci sono le Challenger Series, ma sono soltanto un modo per accedere poi successivamente agli LCS, all'MSI e ai mondiali. La cosa è che in tutto questo, per un team, è un ambiente estremamente pericoloso, perché devi metterci tanti soldi per stare dietro a 5 o più persone, perché comunque sono 5 giocatori, un coach almeno e una persona che sta dietro a tutto quanto, e non è un investimento da poco, sono tanti tanti soldi che molte compagnie non si possono permettere. Magari 5 ragazzi che sono estremamente bravi a questo gioco si ritrovano nella situazione di arrivare fino agli LCS, ma poi non hanno proprio il minimo necessario per poter andare avanti a livello monetario, proprio di organizzazione, come giocatori, essere pagati e per sopravvivenza, il che rende molto difficile essere un professionista, anzi una carriera estremamente pericolosa, proprio perché è un ambiente che non ti garantisce un futuro e anzi nel momento in cui lo fai non ci vai neanche a guadagnare così tanto, al punto che magari per il lungo termine poi sei a posto, comunque per qualche anno sei a posto economicamente parlando. La Riot in tutto questo ha sempre cercato di essere esterna, tra virgolette, garantisce un salario minimo a ogni giocatore, garantisce un tot di budget minimo a ogni team, così da aiutare tutti quanti, tutto in egual maniera. Non c'è il primo e l'ultimo hanno lo stesso budget da parte della Riot. La cosa è che ci sono anche metodi che la Riot ha creato, proprio ad esempio le icone che puoi comprare all'interno del gioco, per effettivamente sostenere i team che ti piacciono. Se tu compri l'icona, una parte di dei guadagni di quell'icona finisce al team. Benissimo, molto onesto, ci sta, ma è sempre stato un metodo molto riduttivo per poter andare ad aiutare questi team, visto che questi team sono quelli che poi ci intrattengono, che ci rendono questo gioco interessante da guardare. Se non fosse per loro, questo gioco sarebbe soltanto un altro qualsiasi gioco con una bellissima competizione, però basta, cioè, molto competitivo, molto interessante, molto intrippante, però morirebbe lì il gioco, non ci sarebbe altro. Dal 2017 questo annuncio sembra far capire che la Riot voglia cambiare un po' la direzione di quello che succede, partendo e spiegando da come vogliono sbloccare guadagni aggiuntivi per tutti i giocatori in un modo o nell'altro. E partono dicendo questo. Partiamo proprio una cosa per volta. Per i mondiali del 2016, quindi quelli che stanno per cominciare, non manca nemmeno troppissimo, i mondiali stanno per cominciare, e partono subito dicendo: tutte le championship skin e le ward, quella di Zed e quella e la ward della 2016 per la championship, un quarto di tutti i guadagni dalle vendite dalla skin di Zed e della ward della championship, un quarto di questi andranno ad aumentare il pool, cioè quanti soldi sono in palio all'interno dei mondiali di League of Legends. Questa è una cosa che non era mai successa prima, anzi la Riot è sempre stata contraria a questa cosa fino ad oggi, a quanto pare. Non è ancora confermato se è effettivamente così, se questo è il valore ufficiale, però per i mondiali 2016 non sarà il classico 2 milioni di dollari tra tutti i team che finiscono dal primo al quarto posto, mi pare che ci siano guadagni, dal primo all'ottavo posto ci sono dei guadagni, e c'erano in palio 2 milioni di dollari che venivano distribuiti, con il primo che guadagnava 1 milione di dollari pulito. La cosa è che adesso aumenta dipendentemente dal numero di skin che vengono vendute e dal numero di ward che vengono vendute all'interno del gioco. Voi potete comprare queste ward con soldi veri e un quarto di tutte quelle che vengono vendute finiranno ai mondiali. Tutti quei soldi finiranno nell'ecosistema degli esports, che è una cosa ottima perché già crea un incentivo in più a far capire quanto puoi guadagnare dai mondiali. Loro fanno l'esempio: se l'anno scorso avessimo usato questo sistema, i mondiali sarebbero stati 4 milioni di dollari in palio in totale con i montepremi, non soltanto 2. Quest'anno, sapendo probabilmente che c'è anche questa cosa, le skin venderanno molto, ma molto di più,
perché molti giocatori dicono: cazzo, io voglio andare a contribuire a quello che è il mio ambiente, il mio gioco, sono felice di farlo, anch'io penso che lo farò quasi sicuramente, perché comunque la skin è bella e penso, perché non farlo, ci sta. Ma questo è solo l'inizio, questo è solo l'inizio. Una cosa simile succederà per la Challenger skin, non so se vi ricordate, l'anno scorso c'era Challenger Ari, in questo caso ci sarà un'altra skin che non sappiamo ancora, ma un quarto delle vendite di tutto il guadagno della Challenger skin saranno aggiunti al prize pool, al monte premi del Mid Season Invitational. Molto buono anche questo, perché andrà ad aggiungere altri soldi che i team che partecipano al Mid Season Invitational possono guadagnarsi, il che è ottimo, rendendo il tutto più interessante, più remunerativo, che è una cosa importante perché permette di crearsi una carriera che abbia una garanzia. Ma queste sono ancora delle garanzie abbastanza perché chi sono pochi i team che partecipano ai mondiali, sono pochi i team che partecipano ai Mid Season Invitational, e questo è il passo successivo che la Riot vuole fare, i New and Improved Digital Goods. Che cosa vuol dire? I nuovi e migliorati oggetti digitali. Ci saranno nuove cose, nuovi oggetti in gioco per gli sports. E cosa vuol dire questo? Immaginatevi skin, ward, icone, non so nemmeno da dove partire, perché a quanto pare sembra che vogliano ampliare nel più possibile i modi in cui team di League of Legends possono creare degli assetti in gioco. Per fare un esempio, immaginatevi una ward dei TSM, una skin dei TSM, un'icona dei TSM personalizzata. Ci sono una varietà di cose che vogliono fare, ancora non sono stati estremamente chiari in cosa permetteranno di fare ai vari team, ma ogni team a questa maniera potrà vendere dei contenuti in gioco e una porzione dei guadagni, tra il 20 e il 30% parlano, una porzione di quei guadagni finiranno direttamente ai team. E questa è un'ottima cosa, perché magari team, che esempio come citavo prima, di 5 ragazzi che arrivano agli LCS, sono senza sponsor, senza organizzazione e sono letteralmente come cazzo siamo arrivati fino a qua, team piccoli che devono ancora crescere, possono creare una loro identità, un loro modo di essere. Immaginatevi gli Unicorns of Love, che potevano guadagnare più soldi e permettersi di avere un po' di garanzie in più per il loro futuro, semplicemente creando una ward, un'icona, una cosina piccola e semplice da poter rivendere all'interno del gioco, visto che comunque avevano una marea di fan e sono stati per un periodo anche tra i team migliori, comunque se la giocano. Non hanno avuto una garanzia costante nel rimanere all'interno degli LCS, ma comunque erano un team con una forte identità e una forte necessità di fondi, quindi importante. Ma questa è la parte più importante dell'annuncio della Riot. I team degli LCS europei, per fare un esempio pratico, dicono loro: a ognuno di loro verrà garantito 100.000 euro per team in più di guadagno garantito. Cosa significa? La Riot mette 100.000 euro per ogni team di League of Legends ogni anno come minimo garantito di guadagno. Questo qua potete utilizzarlo. 50% va ai giocatori, 50% va all'organizzazione del team. Viene utilizzata per la casa, per un coach, per avere computer migliori, per avere una situazione di organizzazione all'interno del team migliore. Il resto invece finisce proprio in tasca ai giocatori, in maniera da garantirgli comunque un cuscinetto di sicurezza maggiore oltre a quello che già guadagnano con il salario minimo che ottengono dalla Riot. Questa è una cosa importante per un semplicissimo motivo, perché prima sono partiti creando un sistema in cui soltanto i team ricchi, soltanto i team che avevano grossi investimenti dietro, che continuavano a vincere con costanza, potevano andare avanti, potevano rimanere, e questo creava una situazione in cui o uno faceva il pazzo e faceva un investimento e rischiava magari che il suo team finiva cacciato dagli LCS e poi se la prendeva nel culo, oppure non se la prendeva nel culo e ci guadagnava, perché il team rimaneva negli LCS, continuava ad avere pubblicità, continuava a fare eventi, continuava a fare sponsorship e tutto quanto, oppure, come ho detto, se la poteva prendere nel culo. Era un investimento pericoloso e non molti potevano fare questo investimento, non molti brand esterni erano interessati a farlo, perché dicono: chi mi porta a farlo se non ho una garanzia, se non ho un qualcosa di minimo che riesco a guadagnare, perché dovrei farlo? E invece adesso questa situazione cambia, perché i team hanno già un cuscinetto di base molto più sicuro. Questo significa che possono essere più tranquilli, possono comprarsi una casa, affittare una casa in cui stare tutti insieme senza problemi, possono avere un coach, possono avere un'organizzazione dietro, possono pagare persone per lavorare per loro, per rendere il tutto migliore. E questo non è una cosa da poco, anzi è una cosa molto molto importante, perché crea un ambiente in cui
investitori esterni, tipo brand di hardware, brand... Immaginatevi il team IKEA, immaginatevi un team Coca-Cola, immaginatevi un team sponsorizzato da qualcosa di esterno, una realtà esterna che dice: ma guarda, possiamo provarci perché comunque c'è una garanzia minima che finisce all'interno dell'organizzazione. Comunque un investimento iniziale comunque viene ripagato in parte da questo guadagno minimo all'interno del team, nel senso che proprio la Riot garantisce un minimo che l'organizzazione riguadagna. E questa non è una cosa da poco, anzi tutt'altro, non è per niente una cosa da poco, perché a questa maniera non solo vai a spingere di più l'acceleratore sulla community che deve investire all'interno dei team, potranno comprare contenuti per i team, permettergli di e sostenere i propri team comprando oggetti per loro, comprando code per loro, aiutandoli a questa maniera, ma garantisci un futuro in cui i giocatori possono essere più tranquilli, possono giocare senza avere l'ansia di oddio, se ci buttano fuori dagli LCS io non ho un soldo in tasca, io ho poco, mi è rimasto poco da parte, non so più che cosa fare. Non è più così, e questa è una cosa molto molto bella e molto molto importante. Immaginatevi di poter comprare roba per i vostri team. E questo qua è tutto quanto, questo è l'annuncio proprio detto in soldoni. Ci sono molte altre cose che, di cui vogliono parlare, il merchandise che magari verrà venduto attraverso il sito, proprio il sito di merchandising della Riot, ad esempio dei singoli team, ma ci sono tante tante cose di cui vogliono parlare, e dicono anche per le sponsorship esterne di essere sponsorizzati da qualcosa, come stavo menzionando io, saranno più aperti e più chiari. È un non sembrano essere parole al vento, perché già parlano di qualcosa di più solido, di più chiaro, di cifre precise, ad esempio quella per i team. Il che mi fa un po' venire speranza in tutto questo, perché solitamente la Riot è stata molto in queste cose. E questo sembra essere un passo almeno nella direzione giusta. Io direi che questo qua è tutto quanto per questo video. E voi che cosa ne pensate? Pensate che la Riot stia facendo la cosa giusta? Vorrei saperlo a parte vostra. Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale di Telegram che c'è in descrizione, la pagina di Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Bella! Yeah.